Permettetemi di ringraziare la Fondazione Gaetani, il Presidente Massimo Amodio, insomma, perché quest'anno ormai siamo arrivati al quarto anno del soggiorno letterario della Scuola Holden. È un'esperienza, credo, importante per i ragazzi, ma lo è anche per la Fondazione, perché è un investimento ovviamente estremamente, un investimento straordinario. Insomma, poi dopo il Presidente Amodio so che vi anticiperà anche alcune cose che riguardano proprio questo tipo di attività, quindi non mi dilungo. Voglio ringraziare i ragazzi a presentarveli, e adesso mi tolgo gli occhiali perché mi sto facendo anziano, quindi Alice Ferretti, Nicolò Favilli, Francesca Pozzo e Margherita Maglione, facciamogli un piccolo applauso. Ringrazio il sindaco di Cisterna, il vice sindaco Valentino Mantini e Maria Innamorato per la presenza. Voglio ringraziare, perché poi questo ring di oggi che si svolge in questo posto, che utilizziamo per la prima volta per questo tipo di eventi, che si presta benissimo, devo dire, noi eravamo un po' preoccupati, ma si presta molto bene. E dicevo, volevo ringraziare i colleghi della stampa che come sempre ci seguono benissimo, cioè il collega dell'Ansa, Repubblica, Latina Oggi, Latina Today, e il collega del Messaggero, Radio Luna, insomma ci seguono veramente tutti. Il Corriere della Sera anche ieri ha scritto un pezzo, insomma siamo, devo dire, molto soddisfatti di questa attenzione mediatica. E troverete poi ovviamente nei prossimi giorni anche una rassegna stampa conseguente all'evento, con interviste di ragazzi e via dicendo. Questo evento verrà trasmesso sui canali social della Fondazione e del Giardino, e quindi potrete rivederlo, e potranno vederlo anche i visitatori del Giardino di Ninfa. Io lascio la parola al Presidente Amodio per una introduzione. Allora, neanche mi ci avvicino al microfono, tanto la mia voce è stentorea, io ho fatto lezioni da Clemente Bernadella, quindi ho una certa capacità, diciamo, recitativa, e mi associo ai ringraziamenti di Daniele, ovviamente. Voglio ringraziare in particolare però il mio professore che è qui con noi, allora, la faccio sicuro. Grazie. Come vedi, Tommaso, stiamo proseguendo nella strada giusta ed è bello così. Due parole, siamo già alla quarta edizione, iniziamo ad avere un materiale, come dire, inizia a essere significativo il materiale prodotto dai ragazzi. Anche questa è un'idea della quale discutevo con Tommaso negli anni passati. Forse siamo arrivati al punto in cui il materiale è sufficientemente ampio per dare una start, per esempio. Perché, come dire, in maniera del tutto, un paragone forse eccessivo, ma stiamo tentando di fare quello che Mario Cucelli ha fatto da parte sua nello scorso secolo, portando alla ribalta, e quindi grazie a lei noi abbiamo potuto godere della scrittura di grandi talenti del Novecento, che forse, se non avessero avuto l'aiuto di Margherita dall'inizio della loro carriera, non sarebbero diventati i pilastri, diciamo, della cultura letteraria del Novecento che conosciamo. E io mi auguro che lo stesso accada per i ragazzi della Holden, perché senza avere la grazia di Margherita, ma insomma speriamo in questo successo. Anch'io ringrazio naturalmente Valentino e Maria, consentitemi questo approccio molto informale, ma ormai, diciamo, siamo una squadra molto unita, che tengono molto a questo luogo, perché noi siamo nel territorio del comune di Cisterna di Latina. Di Ninfa è, come dire, una delle perle, non è l'unica, è molto importante, ma ce ne sono altre, del territorio che loro amministrano in maniera, devo dire, veramente positiva. E l'ultima riflessione, devo dire, questa non è parto completamente della mia fantasia, della mia idea. Uno dei nostri ragazzi, uno delle nostre 60 guide, Giacomo, è un ragazzo che si sta laureando, sta prendendo, diciamo, la magistrale in storia dell'arte, mi ha proposto una cosa che è stato facile per me collegare a questa che facciamo, cioè un progetto. La sua tesi di laurea sarà la realizzazione di un progetto di residenza d'artista. In realtà questa è una residenza d'artista, è riferita ad un settore delle arti, quella della letteratura. Perché non ampliarlo ad altri settori, l'arte figurativa, altre? Quindi il modello Holden sta diventando la Fondazione anche qualcosa di ampliabile, di esportabile. Questa è un'idea che dobbiamo mettere sul campo, vediamo quello che si riesce a fare. Quindi partiamo dal discorso di iniziare a pubblicare un po' di materiale all'interno delle nostre collane, che non mi riguarda di Ninfa, che potrebbe essere assolutamente un luogo adatto per pubblicare i lavori dei ragazzi, e ampliare questo discorso della residenza d'artista ad altri giovani provenienti da altre, diciamo, arti.
Che dirvi? Spero che abbiate passato buoni giorni, come potrebbe essere altrimenti, viene da dire, e che il giardino, la storia, la bellezza vi abbiano ispirato. Adesso lo ascolteremo, ma sono certo che sarà così. Per certi versi vi chiedo scusa, per altri sono felice di ospitarvi oggi qui, perché, come diceva Daniele, è un luogo che utilizziamo poco e purtroppo, come avete tutti potuto vedere, alcuni siti sono impraticabili, quelli tradizionali per questo genere di eventi, cioè il Salone del Municipio e anche l'area spettacolo, volendo, sono oggi sede di cantieri. Questa è una verità, anche questa, del Presidente Agnoni, però adesso è la parte un po' più bruttina, diciamo, un pochino più rognosetta, perché i cantieri sono sempre una scocciatura, ma prefigurano un futuro più bello, quindi vi chiedo pazienza. E poi in effetti devo dire, l'acustica è buona, l'ambiente è abbastanza raccolto, ma insomma, ci sta, va bene. Potrebbe essere anche questo un modo per valorizzare di più questo luogo. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, non so qual è la scaletta, Daniele è il Presidente, e grazie a tutti. Tenevo che fossi tu a ringraziare Tommaso, ma insomma Tommaso ha creduto per primo in questa iniziativa, e lo ringrazio anche a titolo personale, perché poi non è sempre scontato che si ascoltino i collaboratori, e devo dire che in questo voi due siete stati estremamente sempre disponibili. E il Giardino di Ninfa è un parco letterario, intitolato a Margherita Chevin Caetani, insomma editore di Botteghe Oscure e di Commerce, e direi che la parola deve passare a Stanislao De Marzani, che è presidente dei parchi letterari italiani. Vabbè, grazie signore Daniele, ma 3 secondi giusto per ricordare un nome mio, ovviamente ringrazio il Presidente Mondia, Lorenzo Stile, l'architetto Agnoni, la scuola Holden, Clemente Pennarella che è un faro per quanto riguarda la rete dei parchi letterari, Daniele ovviamente, che ha una pazienza anche con me. E ringrazio la Fondazione Chietani perché è diventata negli ultimi anni un elemento di esempio. Tutta la rete dei parchi letterari, che ormai siamo 40 in Italia e nel mondo, l'ultimo abbiamo aperto a Cuba, che sta un po' partendo, un po' a stento per le difficoltà ovviamente locali, ma sono i 4 parchi letterari norvegesi, l'altro ieri eravamo in Sardegna con l'ambasciatore in Norvegia, si stanno gemellando con quelli sardi, e devo dire divertentissimo. E tutto però è esattamente quello che dicevi te, Presidente. I luoghi sono luoghi di ispirazione, con l'ispirazione che può essere letteraria nel nostro caso, ma che poi la puoi allargare a tutte le arti, poi connettere tanti altri elementi che possono essere, devono essere spettacolo, quindi la sua tutela è una conseguenza, ma anche la filiera agroalimentare che attraverso la quale tutela il paesaggio negli ultimi, attraverso un circuito virtuoso dell'economia locale, e ovviamente i beni artistici e culturali in genere. Vi ringrazio tantissimo e grazie. Allora, adesso direi che è doveroso lasciare la parola a Clemente Pennarella, che è direttore artistico del parco letterario e che, grazie al suo lavoro, al lavoro degli amici della Lestra e del Fellini di Puntinia, insomma, il loro lavoro ci permette di organizzare tutte queste iniziative. Insomma. Prego, Clemente. Ovviamente Clemente introdurrà, quindi lascio proprio definitivamente il microfono, io me ne vado in fondo alla sala. Sì. Prego. Sì, allora, grazie innanzitutto e buongiorno. Io vorrei entrare nel vivo di quello che accadrà a breve e ringrazio ovviamente la Fondazione che è il Presidente. E sono molto felice di questa cosa perché in realtà quello, noi lavoriamo in questo modo, ci avvengono degli scambi durante l'anno, cerchiamo di capire che cosa accade partendo sempre dal parco letterario, quindi da Margaret Chase, quindi dalla letteratura, ma anche da quello che accade, e in questo caso il cantiere che noi vediamo è stato comunque un'idea alla quale partire. Abbiamo sviluppato un titolo, abbiamo pensato la natura del domani, cioè come immaginare la natura e il progresso, posto che nella storia di questo giardino, nella storia della famiglia Chetani, è sempre stato qualche cosa che ha guardato verso il progresso, il futuro, la tecnologia come possibilità di migliorare anche il rapporto con la natura. E credo che questo sia in questo momento, in questo giardino, una cosa su cui ragionare. E partendo sempre e comunque restando all'interno di un ambito che è quello della scelta greca, che è quello della letteratura, e dando possibilità di sviluppare questo attraverso delle arti diverse. Qua il mio settore è quello dello spettacolo dal vivo, ma siamo, per quanto le residenze, cioè da Marca, la residenza al Castello di Sermoneta, ed è una cosa di cui
in breve parlare, perché abbiamo anche in questo caso approfittato della questione del cantiere di quello che poteva essere interpretato come un problema, come una possibilità. Volevamo, abbiamo parlato con il Presidente noi spesso, tentare di esportare il modello di Ninfa anche sul castello di Sermoneta. Approfitteremo di questo per farlo a partire da domani, quindi nel prossimo fine settimana, sempre intorno alla letteratura. Ci sarà una restituzione di un lavoro su Amleto con la traduzione originale di Nadia Fusini, che sarà Nadia Fusini presente per raccontare il suo lavoro di traduzione, e il giorno dopo Amilta per due anni. Quindi la natura di domani è stata legata a quello che sta accadendo nel giardino, ai ragazzi che sono stati dati questi input e agli autori sui quali lavoriamo in questo periodo. Ancora Calvino, soprattutto perché siamo ancora all'interno del centenario, e il rapporto con alcuni testi che sono legati a Calvino, da un'altra parte la storia della famiglia Gelasio, Gelasio soprattutto, la questione di una centrale idroelettrica impiantata in questo giardino nel 1900, quindi la riflessione su quello che accade, i problemi che noi abbiamo in questo momento rispetto alla relazione con l'uso e l'utilizzo dell'ambiente e la possibilità di ragionare in termini positivi riguardo al domani e riguardo al futuro. Grazie ad Andrea Larano, soprattutto ai ragazzi che ogni anno hanno il tour de force, io riguardo un'estrema ammirazione, sono agitati, lo sarei molto molto di più, invece di tranquillissimo, sono fiducioso del fatto che faranno benissimo e salve scena. Grazie. Grazie. Fabio Conti, la letteratura, il teatro e la musica la lasciamo comunque mai da parte. Lascio la parola ad Andrea Tardia, il docente che accompagna i ragazzi, che ci racconterà qualcosa ancora di più. E grazie. Allora, mi sentite qua dal microfono? Perfetto, ok. Sono pronto a prendere il microfono. Allora, buongiorno a tutti, grazie, è il quarto anno, terzo mio, perché l'anno scorso insomma è andato un po' diversamente, non sono potuto venire, è il quarto anno che la scuola viene qui a fare questi soggiorni letterari, queste performance di restituzione, chiamiamole così, di suggestioni che ci vengono date. Noi siamo arrivati giovedì, abbiamo già perso la cognizione del tempo, che è una delle caratteristiche del giardino di Ninfa, cioè tu entri dentro, entri in un mondo a parte, no? Che funziona in modo meraviglioso, ma che ha le sue leggi, le sue regole e anche il suo tempo. Noi siamo arrivati giovedì, ci siamo conosciuti in treno a Bologna, nel senso che loro sono saliti a Torino, io avevo il posto trattato di fianco loro a Bologna, perché loro non sono miei allievi, sono allievi della Scuola Holden, ma è un altro corso. La Scuola Holden seleziona i ragazzi e le ragazze con un metodo democratico, se così si può dire, che si chiama gettone, cioè un mese fa circa abbiamo lanciato la proposta, diciamo c'è un soggiorno letterario di 3-4 giorni al Giardino di Ninfa, abbiamo spiegato che cos'era, abbiamo detto, abbiamo utilizzato una citazione da La formica argentina di Italo Calvino, visto che appunto, come diceva Clemente, siamo dentro ancora le celebrazioni del centenario della nascita di Calvino. Una citazione che aveva a che fare con il tema La natura del domani, che è un tema enorme, che prende dentro dai lavori di ristrutturazione al fatto che la natura che, come tutti sapete, che noi contempliamo qui a Ninfa, è una natura che esiste grazie all'intervento consistente e intelligente dell'uomo, della mano umana, ha altri problemi, altre questioni, si arriva a climatico, si arriva a quello che potrebbe succedere al pianeta. Quindi abbiamo riempito di suggestioni di questo genere i ragazzi, gli abbiamo chiesto, gli abbiamo raccontato alcune storie di Ninfa, che sono migliaia, e noi siamo qua da 48 ore, insomma, quindi 48 ieri mattina hanno cominciato a scrivere, in quello che si può dare in 6 ore l'hanno dato, perché poi io faccio l'accompagnatore e la spalla su cui piangere, non faccio nient'altro. E abbiamo detto: il posto è questo, le suggestioni sono queste. Le persone che hanno fatto o hanno contribuito a fare Ninfa, dai membri della famiglia Gaetana, Maria Chaplin, agli scrittori e scrittrici che nel corso degli anni sono stati ospiti
qui hanno scritto, qui hanno restituito in modo più o meno esplicito il giardino di Ninfa, la sua atmosfera. Insomma, abbiamo dato in pasto tutti questi argomenti ai tre ragazzi del Colò e abbiamo detto adesso scrivete dei testi che restituiranno un po' di quello che vi è stato dato, un po' di quello di cui vi siete nutriti in questi due giorni. Il risultato sono quattro testi molto diversi l'uno dall'altro, vi voglio dire, cioè, insomma, sono quattro persone diverse che hanno sensibilità diverse, mani diverse, tipi di penna diversi, a mio modo di vedere sono tutti testi molto molto belli, che hanno a che fare con il tema della cultura, con il tema dell'intervento umano sulla natura, ma hanno a che fare col tema del lavoro e hanno a che fare in almeno due casi con una cosa che non vi posso dire perché è una piccola sorpresa. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di avere un paio di testi che mettono dentro un paio di che non c'entrano in modo diretto col lavoro sulla natura, per cui appunto si parlava come tema della cosa, ma che hanno a che vedere con quello che fa e con l'atmosfera e con tutto ciò che succede o è successo o succederà, che non so, in questo posto. Vi siete messi in ordine di apparenza, ok, bravo. Vabbè, mi stavo cercando di dire. Quindi così. Come? Dicevo solo da dire però. No, è una questione sui cavi, insomma, è una questione anche di capire come muoversi nello spazio. Allora, noi cominciamo, i testi sono letture, cioè su un testo è una decina di punti, grosso modo, perché è quello che obiettivamente si riesce a fare in quattro giorni. Però io vi dico questa cosa, però non voglio fare lunga perché è giusto lo spazio, siete tutto loro. Io salirò alla fine di ogni loro di ogni racconto per continuare in quello successivo, ma in 30 secondi. Quello che loro hanno fatto in questo è una cosa, cioè venire nutriti di suggestioni e di cose e aprire il computer e prendere in mano la penna metaforicamente e cominciare a scrivere qualcosa è un lavoro difficilissimo da fare, perché è vero che qualcuno che fa questo mestiere, il mestiere dello scrittore di professione, deve saperlo fare, no? Quindi, poter dare un posacenere, fammi un racconto decente su questo posacenere entro le due e tu se lo sai fare di professione lo fai, è difficilissimo per me, che ho dovuto loro anni e che lo faccio davvero di mestiere, e quando mi propongo queste cose qui entro in una fase di trattativa piuttosto lunga per ottenere dei giorni di più. E insomma, con la scusa di quanto lo faccio meglio, insomma, quindi è un lavoro molto difficile che è altamente formativo e che per il momento, nei quattro anni che abbiamo avuto, è riuscito sempre per una sorta di magia, una sorta di, che ne so, qualcosa che c'è nell'aria, o il fatto che comunque selezioniamo le persone a seconda del merito, a produrre dei testi che sono belli da ascoltare e sono, nella maggior parte dei casi, belli da leggere sulla pagina. Non succede sempre con gli scrittori professionisti, loro diventeranno, io lo auguro, però non succede sempre, quindi c'è questa piccola magia che si crea, che da una cosa fatta velocemente e in seguito appunto tutta questa grande massa di informazioni che vengono date, tira fuori una cosa bella, cioè trovare la perla. Beh, diciamo che ci è andata bene anche quest'anno, ecco, io lo dico. Allora, il primo racconto è di Niccolò Favilli, li abbiamo messi in una sequenza tale, aspetta, che fare letteratura è tante cose, stiamo qua a parlarne, e soprattutto creare discorso, cioè creare una forma il più possibile fluida e armonica, o disarmonica a seconda delle intenzioni, però il più possibile armonica per raccontare il mondo. E anche mettere una sequenza di racconti ha un suo, come dire, una sua razza. La razza è stata entrare nel giardino e uscire. Allora, il primo racconto di Niccolò, un racconto che gioca sul tempo, su quello che è successo cent'anni fa e quello che sta succedendo ora in queste zone, non necessariamente nel giardino, ma in questa area dell'Italia del mondo, è un racconto in cui c'è proprio una marcia di avvicinamento al giardino. Si arriva qua in bicicletta e poi succedono quelle cose che io non vi dico perché se ci ricordo.
Io, Augusto e i suoi figli veniamo giù dal monte in fila indiana. L'ho notato 2 giorni fa, chinato sulla sua bicicletta scassata, dai freni consumati quanto le gomme, col volto grigio e gli occhi ingialliti che paiono 2 tuorli d'uovo, e le mani nervose e i gomiti puntati alle costole per il freddo. Di tanto in tanto rallenta e tocca al maggiore dei figli, Cesare, rimbeccarlo e indicargli la via, picchiettandolo sul cranio spelato o battendo forte le mani tra loro. Io rincaro la dose, gli dico che bisogna fare in fretta, se arriviamo tardi ci soffiano il posto e bisogna aspettare la settimana dopo per lavorare, e lo vedo che si accende come una miccia, che si irrobustisce tutto e accelera d'improvviso fino a superarmi e capeggiare i successivi 800 metri per poi farsi da parte, un poco e piano piano, per tornare accanto a Pietro, il minore, quello che porta gli attrezzi in spalla e in sella, quello che chiude la fila in silenzio. Dal fondo, Augusto bisbiglia. Per tutto il viaggio e durante il lavoro, bisbiglia. È un ronzio che si somma a quello della palude. Immersi nell'acqua salmastre, con carriole e pale, e pale e carriole, lo sento che dice: è il padrone che è malato. Ha la febbre, ripete sottovoce, una febbre curiosa che non lo tiene fermo. Il padrone vede le nuvole in cielo e sotto il nulla e immagina cipressi, lecci e faggi e rose, tante rose, tutte diverse, che si inerpicano sulle rovine dallo sfondo verde. E io lo guardo mentre dice che è malato e lo sente mentre lo ripete con le gambe immerse nella torba. È malato, è malato, è malato. Se il Signore voleva fare della palude un giardino, non la faceva così grossa. Lunedì a lavorare con noi ci sono le macchine a vapore. Sbuffano e brontolano, ci seguono e ci assordano, e le zanzare se ne approfittano e ci cacciano. Sono affamate del nostro sangue e dei nostri figli. Il padrone e l'ingegnere ci indicano la zona da lavorare. Io, Augusto, Cesare e Pietro, che abbiamo già abbattuto le querce di sughero e disossato il terreno, stiamo in basso ad ascoltare le parole del padrone e dell'ingegnere, che sono in alto con le macchine e quelli che le muovono. Come al solito spaliamo e portiamo via la terra senza sosta, che quando c'è un vuoto subito si riempie, e se si riempie dobbiamo spalare da capo, ma non finiamo mai di spalare, e ore dopo ci guardiamo intorno senza criterio, e con le vanghe a terra abbiamo le spalle decorate d'argilla ed erbacce e rovi. Per questo, dicono, il padrone e l'ingegnere hanno portato la macchina a vapore, per fare più in fretta, che quella fa 100 uomini in un battito di ciglia. Prendono i più giovani per dargli da mangiare, Cesare e Pietro e pochi altri che la imboccano, che la rimpinzano di carbone e tutti i trattori che la tirano con la fune. La macchina parte, nitrisce e gorgoglia, brucia carbone e lascia solchi profondi sulla terra. Un omone la guida, con una mano rigida tira le briglie, con l'altra agile che la manda avanti. La porta a scavare un giardino, in mezzo alla palude. In mezzo al nulla, bisbiglia Augusto appoggiato alla vanga. Lo vedo, stanco, Augusto, testa incassata, spalle curve. Dice che gli è salita la nausea, ha la bocca impastata ed è prossimo al vomito. È colpa del nulla, e indica intorno a sé con un gesto di sufficienza. E io lo guardo questo nulla, lo guardo e lo lavoro, che lentamente, giorno dopo giorno, prende un ordine e un senso e una forma. Provo a guardarlo da lontano, oppure dall'alto dei monti. A volte, mentre torno a casa in bicicletta, spingo in testa Cesare per qualche chilometro e mi metto in fondo alla fila, accanto a Pietro, e lo guardo a pezzi, giocando a trovare le differenze. Anche quando Augusto non può più guardarlo, io continuo a guardarlo. In poco tempo il padrone, l'ingegnere e sua moglie tracciano una linea sottile per tutta la palude e noi la seguiamo devoti come formiche. È una linea tremolante, ricorda la forma di un corso d'acqua naturale, ma sul letto ci sono ancora le nostre impronte di stivale, l'impronta dei nostri. La disegnano il padrone, l'ingegnere e sua moglie e continuano a disegnarla anche le figlie. Tutti parlano sempre di questo giardino, anche tra noi che lavoriamo, i più giovani parlano di giardino.
puntano le piscine che si restringono, le piccole isolette di terra che sbucano qua e là, le rovine di cui scopriamo le fondamenta. Anche quando le macchine a vapore spariscono e non si sente più il ronzio delle zanzare solleticare le orecchie, parlano di giardino. Io mi chiedo perché andiamo avanti. Cesare e Pietro mi dicono di portare pazienza, che presto tutto intorno a noi, non solo qui, sarà così. L'hanno sentito dire al padrone, all'ingegnere e alla moglie. Arriverà il giardino e le rovine si faranno casa e la terra sarà di nuovo buona. Gli operai rimetteranno tutto in sesto e noi dovremo solo insegnargli a fare il pane, a passare l'aratro, ad allevare il bestiame. Ed ecco che tutto sarà fecondo. Ma la fatica mi rende cieco. Ho i paraocchi a forza di spalare. Forse sto diventando anche sordo. Non capisco il senso delle loro parole. L'acqua, il ruscello, il padrone, l'ingegnere, sua moglie, che stanno accanto ai cipressi, i lecci, i faggi, le rose, e ancora altre rose, altri cipressi, altri faggi e altri lecci. Questa sera, mentre torniamo a casa, mi fermo nel punto più alto dei monti. Smonto di bicicletta. Dico a Cesare e Pietro che sono stanco, che ho bisogno di un momento. Loro possono andare a casa per conto loro. Io arriverò. Prima c'è una cosa che devo fare. Devo vedere il nulla. Perché non so bene cosa vedono loro. Non so bene cosa dovrei vedere io. Mi premo i palmi contro gli occhi. Mi immagino il giardino. Vado a memoria. Sommo le cose a cui arrivo con gli occhi a quelle a cui non arrivo con la testa. Poi lo intravedo. Si chiama Mukesh. Arriva ai terreni in bicicletta. Ha dormito in una baracca senza finestre in mezzo ai campi. Dall'alba al tramonto, dalle 4 di mattina a sera inoltrata. È magro, indebitato per un visto, ha le mani appiccicose piene di tagli che non fanno in tempo a rimarginarsi che ne arrivano altri. Sta in sella e guarda torvo i kiwi. Se ne esce dalla baracca e incespica come fosse ubriaco. Se fa cena, si addormenta a tavola. Se dorme, si butta a letto con le mani sul petto come i morti. Il giorno prima di partire, il padre lo accompagna a comprarsi i vestiti. Poi lo benedice e lo manda via prima di cambiare idea. Lavora così da un po' di tempo. 6 mesi, circa. Forse 1 anno. Sempre la stessa tratta. Lavoro, baracca, baracca, lavoro. Una sera un altro bracciante come lui ha fame e prova a catturare uno scoiattolo, ma lo scoiattolo è più veloce e raggiunge in fretta un albero di kiwi. Il bracciante si lancia contro l'albero e lo prende a calci con tutto se stesso. La bocca gli si gonfia di rosso per lo sforzo. Mukesh pensa che se parla potrebbe esplodergli la testa. Il bracciante si avvinghia all'albero, serra la mascella e lo scuote impazzito. Le foglie gli piovono intorno. Mukesh fa una risata. Poi lo perdo. Non vedo più niente. La settimana dopo Cesare e Pietro non sono a casa. È inutile che busso e che urlo dicendogli che se arriviamo tardi non ci pagano. Loro non lavorano più. Non aspettano più il giardino. Hanno venduto tutto. La casa, quei pochi terreni guadagnati unificando, addirittura la bicicletta scassata di Augusto. Si sono spostati in città. Vogliamo tornare a studiare, dice Cesare. Vogliamo anche noi un giardino tutto nostro, le macchine al posto delle biciclette. È la montagna che si spoglia. Uno a uno vanno via e ci lasciano indietro, a guardarli dall'alto. Tempo 1 anno e Cesare e Pietro e tutti i giovani sono ingegneri, avvocati, dottori, studiosi. Frequentano le università, hanno case lontane, oltre i monti. Si innestano in città e parlano un'altra lingua. Vogliono essere puliti, smettere gli stivali e camminare senza il peso del fango. Sostituire il nulla con un giardino smisurato. Li sento bisbigliare mentre lavoro, quando tornano qui tra le paludi. Portano piante nuove dai loro viaggi, alberi rossi che si attorcigliano su se stessi, alberi a tubo che crescono più in fretta di quanto si possano tagliare. Dicono che sono le loro piante, che quelle riempiranno il nulla. Che quel nulla è loro, comunque loro, e che è sempre stato loro. Che noi l'abbiamo solo messo in ordine, preso in prestito. Allora, il secondo pezzo è di Francesco.
prima, la prima storia che raccontiamo oggi che ha, racconta qualcosa del giardino segreto. Ci sono dei salici e c'è una ragazzina e il resto ve lo dice Francesca. La prima volta che mi sono accorta del dolore è stato il giardino a mostrarmelo. Stavo camminando verso il castello, accompagnata solo dal battere delle mie suole sulla ghiaia e dall'impressione che ogni cosa attorno a me stesse trattenendo il respiro. Il solito frusciare delle lucertole dietro i cespugli era sparito, nell'aria nessun cinguettio di uccello. Allora ho affrettato il passo per avvertire lo scrosciare dell'acqua lungo le rovine. Nel mentre non ho smesso di sondare il terreno, alla ricerca di qualcosa che scacciasse la sensazione che mi montava dentro. Una fila di formiche, l'ondeggiare dei fili d'erba. Sarebbe bastato poco per allontanare quella parvenza di immobilità. Alla vista della cascatella mi sono rasserenata. Quel rumore era nel posto giusto, nonostante la natura avesse deciso di ammutolirsi. Oltre l'antico ninfeo ho sentito delle voci in lontananza. Giusto più avanti gli adulti parlottavano, come sempre. Era da poco che mi interessavo ai loro discorsi. Prima preferivo disegnare nel salone, da sola, vicino alla seconda finestra. Da lì potevo guardare fuori, apprezzare i giochi di luce al di là del vetro e immaginare che la distesa di salici sul fiume prima o poi avrebbe trovato consolazione. Mi ero convinta che se si fossero sforzati sul serio avrebbero tirato su la testa dall'acqua, scuotendo via le gocce dai capelli bagnati per rivelare il viso al sole. Avevo provato ad abbozzare quel movimento sul foglio, ma quelli che avevo davanti non mi sembravano altro che scarabocchi. Però non erano passati inosservati a mia madre, che mi aveva chiesto cosa fossero. Quando le avevo raccontato le mie speranze e il mio tentativo di tradurre in realtà, aveva sorriso. Magari funzionasse così, aveva replicato. Poi aveva osservato lo schizzo più da vicino, aggiungendo che il mio tratto preciso le sembrava interessante. Avrei voluto che lo definisse bello, ma solo dopo molto tempo ho capito che l'aveva fatto, a modo suo. La mattina dopo mi aveva fatto recapitare una tela in camera. Il giorno in cui mi sono trovata immersa in quella strana quiete, non sapevo che avrei usato il suo regalo per la prima volta. Mia madre era circondata dai giardinieri, tutti stavano indicando la magnolia. Arrivata lì, ho notato che i pochi fiori rosa nascosti fra le fronde erano in procinto d'aprirsi. Non accadeva sempre, e ogni volta che vedevo i boccioli spuntare, non potevo fare a meno di stupirmi, di fronte alla bellezza schiva della seconda fioritura. Loro erano nel bel mezzo di una discussione. Se non si metteva a posto il ramo, la magnolia li avrebbe presto messi in difficoltà. A forza di crescere, avrebbe ostacolato il sentiero, creando dei problemi di passaggio. Stava diventando sempre più imponente e loro non riuscivano a spiegarsi il motivo dietro a questo insolito sviluppo. Anche io ero cresciuta tanto e mi credevo troppo alta per i miei 11 anni. Lunga e sottile, acerba nei comportamenti e poco aggraziata nell'andatura. Mi ricordo l'imbarazzo di quel periodo, l'impressione di aver guadagnato ogni centimetro nell'arco di una notte e la convinzione, profetica, che non sarei mai stata capace di portarli come le signore dall'aspetto gentile che venivano a casa. Mi sono avvicinata al tronco, sfiorando la corteccia, sentendo il suo leggero sfaldarsi tra le dita. Ci ho appoggiato sopra il palmo aperto, sperando di percepire un battito che sovrastasse le domande accomiate di mia madre. I brusii di risposta consigliavano la potatura. «Potatura?» ho ripetuto. Hanno annuito, spiegandomi che era necessario mutilare quella parte. Hanno poi indicato il segaccio che uno dei due aveva adagiato a terra e inorridita io mi sono girata verso di lei. «Lelia, non preoccuparti», ha risposto. «Non soffrirà».
gli altri avevano confermato, spiegando che avrebbero tenuto lo strumento entrambi, da un lato e dall'altro, per fare il più in fretta possibile. Un taglio deciso, in modo da non affaticare la pianta. Io continuavo a fissare la lama, i suoi tanti denti appuntiti, e con la coda dell'occhio mi sembrava quasi che l'albero si sbracciasse, tentando di attirare la mia attenzione. Una richiesta d'aiuto. «Ma non possiamo spostare il sentiero?» ho chiesto io. I giardinieri hanno ripreso a parlare, scuotendo la testa. Sarebbe stato troppo complicato, per non dire antieconomico. Avrebbero dovuto aprire una nuova porzione sterrata e ricoprire quella vecchia con il prato. Inutile, insomma. E soprattutto un processo molto più lungo rispetto al semplice lavoro di quattro braccia. Avrei voluto ribattere, ma non avevo nessun argomento valido a disposizione. Mia madre mi è venuta vicino e mi ha appoggiato una mano sulla spalla, chiedendomi di tornare a casa. Un piccolo tocco per dirmi che se ne sarebbe occupata lei. Io mi sono allontanata, proseguendo fino al punto in pietra, accanto al ruscello che alimentava i nostri salici. Ero delusa dalla mia stessa timidezza. Non avevo fatto abbastanza e incapace sia di impormi che di lamentarmi, ero riuscita a scoppiare a piangere solo dopo. Quando sono tornata mi sono seduta di fronte al cavalletto e ho deciso. Avrei provato a rendere onore a quel ramo. L'avrei dipinto maestoso, irrobustito, come se fossero passati 100 anni. Sullo sfondo gli altri arbusti avrebbero levato il capo al cielo come girasoli. Quel giorno d'inizio giugno in cui l'hanno graziato, mi è stata fatta una promessa. Qui non sarebbe mai stato tagliato nulla di vivo. E fino adesso si è mantenuta. Quindi non ho avuto bisogno di continuare quel quadro. Da allora però non ho mai smesso di dipingere. Scorcio per scorcio ho progettato tutto il giardino, approfittato di ogni pennellata per piegare il mondo al mio desiderio. Il selciato è stato spostato qualche metro più in là. A vederlo oggi nessuno direbbe che la prima volta era vicino al torrente. Quando ci passa accanto l'ombra dell'albero sembra cingermi come in un abbraccio. E io mi fermo a cercare nella sua chioma qualche gemma nascosta. Solo alcuni giardinieri capiscono, quelli che hanno sentito la storia e i più anziani che l'hanno vissuta. Ogni tanto quando mi trovano qui sorridono e abbassano il capo, chiamandomi ancora principessa. Un segno di rispetto e tenerezza che però mi fa sperare che anche loro, in quest'angolo, percepiscano qualcosa di diverso. Quando mia madre è morta, i salici hanno cominciato a seccarsi. Sono stata io a notarlo per prima. Le foglie che una volta galleggiavano ora sono imbrattate di fango, abbandonate dall'acqua che si sta ritraendo. Le fronde, sempre più rade, rivelano una macchia sul legno, appena più rossastra. Una ferita da rimarginare. Ripenso a quel giuramento, a quanto siano invecchiati i miei occhi, che non riescono più a fantasticare, a rendere questo scenario diverso da com'è. Do l'ordine di abbatterli, ma non riesco ad assistere. Anche se desidero piantare nuovi semi. Mentre rifletto, mi sembra di avvertire qualcuno che mi sfiora e mi rincuora, sapendo che qui non sarà mai tagliato nulla di vivo. Piegare il mondo al mio desiderio, che è quello che è stato fatto qui e che è fatto qua regolarmente, ed è quello che credo che tutti noi dovremmo fare, no? Cioè vorremmo che il mondo andasse come vogliamo noi e non succede questo. In un certo senso Giardino di Ninfa è la realizzazione di questa utopia, di dire le mani, secondo di come uno poi la vuole guardare. E questa cosa è un gancio per il terzo dei nostri racconti, che è il racconto di Alice, che è un racconto che parla di un giardino che non è necessariamente questo e che parla di un'utopia storta, cioè di fare del male alla natura e della natura che tenta forse di riprendersi quello che è suo, si può dire così. E quindi lei accolte un racconto che si parla delle turbine, a un certo punto, che volevano che mettessimo le turbine in un racconto e ce l'abbiamo fatta, le turbine non... Abbiamo avuto dei paletti, non solo mostrare. Sì, però hai parlato al telefono, poi via lei. Poi non c'è dei piani superiori, non date retta a Daniela. Noi facciamo questo, se no questo si può anche battere.
Quindi alla fine abbiamo messo tutto in un racconto che però parla di un mondo che non è necessariamente questo, di un giardino che non è necessariamente questo, di una volontà che però è stata questa, c'è stata quella di plasmare la natura a nostra immagine e somiglianza, realizzare i nostri desideri attraverso la forma di un albero, la forma di un prato, di un giardino, di un fiore, eccetera, eccetera. Però forse la natura non è sempre d'accordo, questa cosa qui. Era giusto che qualcuno la dicesse e la scriveva. Caro fratello, per l'ultima volta stanotte salirò al giardino. Le mie gambe non sono più agili come erano un tempo e molte ore mi saranno necessarie per percorrere il sentiero che dal paese attraversa la valle e risale la collina. Tuttavia sento l'avvicinarsi della fine e nonostante la vecchiaia mi imponga il riposo, troppo forte il senso di nostalgia. Partirò non appena terminata questa lettera, perché parlarti un'ultima volta, scriverti dunque, è l'unico altro desiderio che mi resta, seppure io sappia che nessuna parola potrà raggiungerti nel regno dei morti. Salirò al giardino e mi siederò sulla tua pietra un'ultima volta. Se le forze me lo permetteranno, camminerò intorno ai cancelli, così come la gente del paese, della pianura, chiama le liane e i tronchi che sono cresciuti intorno a quella che un tempo è stata la nostra casa e ci separa da essa. Un'ultima volta piangerò il giardino. Ricordi le mattine trascorse all'ombra dei glicine vicino a casa? E il modo in cui i rampicanti solleticavano le ante della nostra stanza da letto? Mi trovo spesso a sognarci ancora bambini, correre tra gli acidi ossi e rotolare sul colle dei meli, caldo in autunno e fresco di bianchi e di rosa nel mese di maggio. Naturalmente non rivedrò più gli scoiattoli nascondersi tra gli alti bambù, né il martin pascatore tuffarsi e risorgere dal fiume sotto l'alto ponte. I cancelli per me resteranno immobili e io trascorrerò le mie ultime ore sulla pietra dove hai passato molte giornate in preghiera. Se potessi tornare indietro, salirei la collina e pregherei con te ogni giorno. Forse, se l'avessi fatto, il giardino ci avrebbe perdonati, riaccolti. Forse, invece di questa pietra, le radici del nostro glicine sarebbero state la mia e la tua tomba. Anche negli ultimi anni della tua vita, il cuore stanco, salivi qui ogni giorno, ma la pietra non ti serviva più da inginocchiatoio. Non speravi più che la preghiera ti valesse ancora il perdono, che il giardino ti risplendesse ancora. Uscivi di casa con la grande brocca, la riempivi al torrente, che di nuovo, finalmente, scorreva tra le case del paese, e risalivi la collina con quel vaso pieno. Bagnavi le liane, i tronchi, i rovi che ci separavano dal giardino. Credesti, io credo, in quel modo, di poter riparare i nostri sbagli. Se non eri riuscito a proteggere il giardino quando era stato il tuo compito, se l'uomo non era stato in grado, avresti aiutato la natura così come potevi a farlo. Per generazioni ne eravamo stati custodi. La nostra famiglia aveva imparato le consistenze umide del limo e morbide del terreno, gli odori del legno e della pietra, quelli inebrianti dei pollini portati nell'aria dal vento e dalle api di agosto. Il tempo e la dedizione avevano modificato i nostri corpi. Come un bambino crescendo prende le forme e le pose del padre, così il giardino ci aveva trasmesso archi plantari nodosi, vene come solchi e sangue denso come la linfa. La nostra famiglia era diventata un sistema di radici complesso, connesso sotto la terra del tempo, oltre la vita e la morte, per trasmettersi la conoscenza necessaria per continuare ad essere custodi. Una conoscenza che io non ho ereditato. E questo è il mio rimpianto più grande. Averti convinto del mio errore, non averti ascoltato. Avevi ragione tu, fratello. Avevamo tutto, non ci mancava niente. Mi lasciai accecare dalla vanità della giovinezza e mi convinsi di aver trovato la luce là dove invece stava solo il buio. Una recinzione avrebbe protetto il giardino. L'acqua della nostra fonte sorgiva dagli altri uomini, paesani assetati che continuamente reclamavano acqua per le loro case, le loro terre, le loro strade, i loro figli. Ricordi cosa ti dissi?
Una recinzione proteggerà la nostra fonte e piantai pali d'acciaio per impedire agli altri uomini l'ingresso. Non mi accontentai. Imparato a forgiare, salvare e saldare il metallo, trascorrevo ore all'interno del tempio delle ninfe. Al ritmo frenetico e inebriante della scoperta, mi avventuravo tra le possibilità dell'acciaio, del ferro, del piombo. In pochi mesi costruì le turbine. Non solo avremmo protetto la fonte, ma per la prima volta avremmo portato alla massima funzionalità l'acqua. E così avvenne. Per qualche tempo le turbine agitarono le correnti, cambiarono i flussi dell'energia. I corsi d'acqua irradiavano la terra e l'energia dell'acqua. Cosa non è l'energia dell'acqua? Mentre fuori il mondo seccava, il giardino era rigoglioso come mai prima. Persino tu fosti contento di quei progressi e le resistenze che fino ad allora avevi al mio progetto furono spente da quel prodigio. I giardini cantavano, le carpe disegnavano raggi di sole aranciato sotto la superficie dei ruscelli. Credevi che avrei presto aperto il cancello della recinzione al mondo e fornito a tutti le risorse necessarie per superare la siccità e l'inverno. Ma io continuavo imperterrita. Non solo ninfa della sua fonte sorgiva, mi sarei elevata a dio della terra. Ideai un sistema complesso di tubi, di canne, di solchi che portavano l'acqua al tempio laboratorio. Dietro le sue porte chiuse lavoravo quello che pensavo avrebbe cambiato gli equilibri del mondo per sempre. Giorno e notte l'acqua scorreva e il suo flusso, rimbombante, metallico in quei rami artificiali, scandiva l'incudine e il martello con cui battevo il metallo. Avrei costruito macchine per sostituire i braccianti. Non saremmo più stati schiavi dei nostri passi pesanti, delle loro suole in plastiche che schiacciavano trifogli e fiori di campo. Non ci avrebbero più invasi per la stagione, allora imminente, del raccolto. Chiusa nel mio laboratorio, immaginavo modi per ridurre il tempo e la fatica, aumentando il profitto. Non biasimo il giardino per quello che avvenne dopo. Anch'io mi sarei ribellata al suo posto. Quando le mie macchine disturbarono la terra con i loro tonfi e le loro ruspe, le enormi trivelle, il terreno franò su di esse. Il fiume, spaventato, cercò la fuga attraverso ogni sentiero, ogni campo, ogni stanza. L'acqua che avevo incanalato e costretto in tubi e canali di cemento invadeva impazzita ogni spazio, scardinava costruzioni, sommersa il tempio laboratorio. Anche la casa, infine, fu presa. Allagata, crollò sulla recinzione d'acciaio che le avevo imposto. Quando ci risvegliammo, io e te, le macerie ci impedivano l'ingresso al giardino. Eravamo stati esiliati, banditi, costretti alla fatica dei paesani che, con il tempo, scoprì doppia, tripla, quadrupla rispetto a quella che scioccantemente, con le macchine, avevo cercato di risparmiarci. Per anni ci fu solo rabbia, verso il mondo, verso il giardino, verso me stessa. Una furia cieca e sconvolta, sotto cui si annidiava la consapevolezza inammissibile e inaccettabile del mio sbaglio. Per mesi la tenni sotto controllo con il silenzio e il rifiuto del cibo e del sonno. Le parole più vere e più belle non sarebbero sufficienti a ringraziarti per gli sforzi che facesti, per le lunghe conversazioni serali in cui, seduto su uno sgabello, di fianco al mio letto, mi parlavi e mi imboccavi, cercavi di consolarmi. Mi raccontavi del faggio vicino al mulino del paese, degli uccelli, piccoli e grigi, che sopravvivevano anche con i pochi frutti e semi rimasti, delle viti che, nonostante la secchezza del terreno, vi si aggrappavano e resistevano. Una stagione passò, le viti fruttarono il vino, l'acqua riprese a scorrere, il paese tornò alla vita di un tempo. E con la forza delle tue sole braccia, tu mi trascinasti fuori dal mio giaciglio di rancore e pentimento, sulle strade battute dai passanti, a vedere la vita e il trascorrere del giorno. Ci vollero anni, ma in qualche modo il tempo riprese lo spazio dei miei silenzi. Mi convincesti a insegnare ai paesani l'arte dei metalli, tecnologie nuove e molto leggere, come fili sottili di ferro che sostengono il fusto delle viti per supportare la natura nel suo naturale e quotidiano corso. Non ripresi mai in mano incudine e martello. Solo ora, con l'approssimarsi della fine, comprendo la verità. Non è luogo degli uomini modificare il corso della natura,
perché troppo brevi sono i nostri giorni e troppo deboli le nostre mani. E mentre stanotte, domani forse, la mia vita arriverà alla fine del suo percorso, irà a mille liane e roveto che continueranno a crescere attorno al giardino. Sola, con anche la vista della mia casa preclusa, affronterò la morte, mentre il giardino, al sicuro in se stesso, fiorisce tra le rovine e abbonda di api e di pollini. Allora, c'è l'ultimo racconto che è di una tenuta e contiene una piccola sorpresa più o meno a due terzi, più o meno, se non ricordo bene, ma non è un problema, perché lo ascolterete. Ed è un racconto in cui però si torna a ninfa, in questa ninfa, e in un momento che qualcuno di voi, chi conosce bene, molto meglio di come conosciamo la storia di questo luogo, potrebbe forse quasi dire il giorno in cui è ambientato, perché a un certo punto si capisce che c'è un personaggio che è stato ospite di ninfa almeno, non so se deve essere di più, penso di più, però non lo so. E un altro personaggio che all'epoca era un bambino, a cui abbiamo Margherita ha cambiato nome, ma che credo tutti riconoscerete e insomma che apprezzerete l'operazione che è stata fatta. Io chiudo qui, forse devo fare il saluto alla fine. Vabbè, decide Daniele, lo dice dopo. E niente, diamo il benvenuto a Margherita. Incontrò era un giovedì e Fefè aveva 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Fu un'estate importante, non solo per quell'incontro, ma anche perché dopo anni di studi ed esami era finalmente riuscito a decretare il suo albero preferito del giardino, ma forse anche del mondo, il pioppo nero. I fattori che avevano influito sulla vittoria erano principalmente 3. 1. Era l'albero più grande che Fefè avesse mai visto. Era alto 50, forse anche 80 metri. Non se ne intendeva molto di misure, ma comunque era gigantesco. Lì sotto ci si sentiva minuscoli, soprattutto se, come nel suo caso, a malapena si superava il 1,20 m. 2. Dietro al suo tronco, nascosta a chiunque, si formava una conca in cui solo lui poteva nascondersi. 3. Ma non meno importante, era l'albero preferito di suo padre. In quanto fattore responsabile del giardino se ne intendeva e quindi la sua opinione era sicuramente da tenere in considerazione. Il padre non l'avrebbe mai ammesso perché per lui quegli alberi erano come figli e in quanto genitore non avrebbe mai osato ferire gli altri. Ma Fefè lo conosceva e lo aveva capito. La pipì, infatti, tra tutti gli alberi del giardino la faceva solo ed esclusivamente sul grande pioppo. Il suo caldo e silenzioso gesto d'amore per il figlio prediletto. Allo stesso modo, Fefè, dal giorno in cui l'aveva ufficialmente eletto albero preferito del giardino, ma forse anche del mondo, non c'era stata volta in cui, passando di lì, non si fosse fermato per dare un po' del suo nettare dorato alla pianta. Così, anche quel giovedì, gli si avvicinò, si slacciò le bretelle della salopette e lo dissetò. Ne aveva parecchia di pipì quel giorno, e il suo getto era tanto forte da fargli rimbalzare schizzi caldi sui piedi. Fefè osservava orgoglioso la potenza di quel getto quando si accorse che, proprio accanto a lui, ordinata, passava una fila di formiche tanto grandi che anche loro dovevano averne bevuta parecchia. Alcune trasportavano pezzetti di foglie, altre di petali rosse, altre ancora un po' quelli pesanti, nulla. Iniziò a mirarle. Quelle, quando venivano colpite, iniziarono a zampettare stordite, quasi impazzite, finché la terra non assorbiva completamente il caldo liquido giallo. Solo allora, diligenti, riuscivano a riprendere la marcia in quella fila senza fine. Ormai curioso, si tirò sui pantaloni e iniziò a seguirle. Superato il grande pioppo, le accompagnò fino al muretto, su cui iniziarono ad arrampicarsi. Lui lo scavalcò, ritrovandosi sul ponticello di pietra che a sua volta scavalcava il fiume. Lo percorsero fino al sentiero, dove c'era l'altro pioppo,
che non era né nero né gigante, ma che aveva deciso di sposarsi con una rosa rossa a cui aveva donato i suoi rami. Era proprio sotto il pioppo innamorato, la loro casa, un piccolo buco nella terra. Cercando di lasciare abbastanza spazio per farle passare, Pepe avvicinò l'occhio per guardarci dentro, ma lì dentro era tutto buio, nemmeno una candela. Rialzandosi, si scrollò di dosso la terra e qualche formica intenta a giocare ad acchiapparella sulla sua faccia, prima di slacciarsi di nuovo le bretelle. La vescica era ormai vuota, ma chinandosi, sporgendo il bacino e scrollandosi un po', riuscì a pisciare fuori qualche goccia. Solo un paio entrarono nel buco, ma era sempre meglio di niente. Dopotutto erano formiche. Un paio di gocce dovevano essere più che sufficienti per farne crescere una decina. Non si era ancora rialzato le mutande dalle ginocchia quando sentì il fischio. Arrivava dal fiume. Gli bastò sporgersi appena oltre il pioppo innamorato per vedere l'uomo che stava cercando di attirare la sua attenzione. Era uno degli uomini importanti che spesso venivano al giardino. Suo padre gli aveva spiegato che si trattava di scrittori. Andavano lì per cercare ispirazione o qualche cosa del genere. Fefe non aveva idea di cosa fosse l'ispirazione, ma era molto importante da quanto aveva capito. Non bastavano suo padre e gli altri giardinieri, ci volevano anche quegli uomini, con la loro ispirazione, le loro storie e le loro parole per far vivere il giardino. A lui sembrava che quelli si limitassero a pelandrare da un posto all'altro, solo ogni tanto li vedeva prendere i loro taccuini su cui scarabocchiavano qualcosa. Nemmeno facevano la pipì sui loro alberi preferiti. L'uomo che gli fischiava dal fiume, però, sembrava diverso. Se ne stava lì a mollo, totalmente incurante dell'acqua gelida che gli scorreva attorno. Sdraiato, con un braccio sulla riva e un grosso cappello da signore, sorseggiava da un bicchiere stracolmo di una di quelle cose trasparenti che, nonostante l'insopportabile odore di benzina, piacevano tanto agli adulti. Sembrava allegro. E non appena incrociò gli occhi di quel ragazzino, si mise a farfugliare parole incomprensibili. Fefè si limitò a guardarlo con occhi persi e terrorizzati, senza aprire la bocca. Chiede se gli passi un frutto dall'albero lì dietro, gli spiegò un altro uomo. Nemmeno l'aveva notato. Se ne stava lì accanto, sulla riva del fiume, con i pantaloni risvoltati, sui grassi polpacci e pelosi e i piedi a mollo nell'acqua. Non aveva un cappello bello come l'altro uomo. I suoi vestiti erano vecchi e sudici. Fefe finì di allacciarsi le bretelle e andò a prendergli il frutto che gli lanciò, tirando perfettamente il palmo della mano libera dal bicchiere. «Cosa è?» chiese, sforzandosi l'uomo col cappello. «Un'arancia, cosa vuoi che sia?» «Lo sa che è un'arancia, vuole che tu gliela descriva». Si avvicinò all'albero e prese un altro frutto, che iniziò a farsi passare tra le mani. Era un'arancia, cosa doveva dire in più? È rotonda, borbottò timida. Rotonda come? Rotonda come una palla. E la palla come è rotonda? Non ci hai mai giocato a palla? Mai, non esistono dove vivo io. Oh, mi dispiace. Beh, comunque la palla può rotolare giù da qualsiasi discesa senza farsi mai troppo male. Questa risposta lo soddisfece. La trascrisse con le mani bagnate sul suo taccuino e passò all'odore. Ma gli odori non si possono descrivere. Odore di arancia e basta. Provaci. È dolce. Dolce come? Come una caramella? Ma no, come un frutto. È quel dolce che ti prende tutto il naso fino agli occhi. Odore di estate e vacanza. L'uomo nel fiume si fermò un attimo, avvicinò il frutto al naso e sorrise, mentre trascriveva le parole di Fefè. Era vero, sapeva proprio di estate e vacanza. E la sua buccia è liscia o ruvida? Non è né liscia né ruvida. E allora com'è? È come il naso del fruttivendolo vicino a casa mia. Non lo conosco. Se vuoi, dopo ti ci porto e te lo faccio vedere. Va bene. E il colore? È arancione. Arancione? Come lo scialle che mette la mamma alle feste? Non l'ho mai visto. Allora ha lo stesso colore che vorrebbe avere il cielo nelle sere d'estate. Trascrisse anche questo. Poi gli chiese il nome e la sua età. Fefè, rispose lui. E ho 7 anni e mezzo, aggiunse, mostrando tutte le dita della mano destra e 2 e mezzo di quella sinistra. E tu chi sei? Come ti chiami? Truman, fece l'uomo, alzandosi il cappello e facendo un piccolo inchino con la testa. Era davvero un tipo buffo.
Non solo perché non sapeva di che colore fossero le arance o che forma avessero le palle, certo anche quello era strano, ma la cosa che divertiva di più Fefè era decisamente la sua voce da bambino incastrata in quel corpo di adulto. Il fatto che non capisse cosa diceva non era poi tanto importante. Di nuovo ci pensò l'uomo con i grossi polpacci pelosi a spiegarglielo. Dice che aveva la tua età quando ha iniziato a scrivere. L'uomo con il cappello, di cui Fefè già non ricordava il nome, intanto mangiava la sua arancia, regalando le bucce alla corrente del fiume. E poi dice che le storie, quelle belle, sono come un'arancia. La natura, le arance, le ha fatte proprio bene e nessuno potrebbe immaginarle in un altro modo. Così, se leggendo una storia non puoi più immaginartela in maniera diversa, ecco allora che quella è una bella storia. Le belle storie sono definitive, proprio come le arance. L'uomo con il cappello, nel frattempo, si ritrovava accerchiato e abbracciato dalle carpe, smaniose di altra buccia butterata nel naso del fruttivendolo. Per Fefè, però, era arrivato il momento di andarsene, di smetterla di disturbare quegli uomini importanti. Farfugliò un capito prima di correre verso il grande pioppo e rintanarsi nella sua conca. In realtà non aveva capito, ma gli era piaciuto quello strano signore amico delle carpe. Forse a lui avrebbe dovuto spiegarlo che se aveva un albero preferito doveva farci la pipì sopra, perché a loro piace proprio come alle carpe piace la buccia delle arance.